sono tornata e ve l'ho detto nel video precedente, non so se in realtà carico prima questo o quello, comunque ho finito, vabbè, la maturità e adesso sto facendo un secondo video vestito uguale perché ho un po' più di tempo e quindi mi voglio un attimo portare avanti con le cose. Video. Oggi voglio fare un video che ho visto che sta girando tantissimo. Quelle delle 100 domande che nessuno osa fare. Non le ho lette, ho visto dei video, ma non mi ricordo quali fossero le domande, anche perché cioè 100 domande, chi è che se ne ricorda? Quindi direi di iniziare subito. Dormi con la porta dell'armadio aperta o chiusa? Allora, già qua siamo un attimo. È tipo socchiusa, perché io non chiudo l'armadio in cui le porte proprio coincidono. Ne metto una che sta sotto, quella cui dovrebbe stare sopra, la metto sotto. Cioè, faccio sì che le porte si tipo incrocino e non si chiuda del tutto l'armadio, quindi mezzo aperto. Allora, freghi, shampoo e balsamo che mettono negli hotel. Chi è che non lo fa? Frego, shampoo, balsamo, saponettine. E se c'è anche la cuffia, quindi frego qualsiasi cosa. Dormi con le lenzuola messe sotto al materasso o lasciate libero? No, messo sotto al materasso. Hai mai fregato? No, hai mai fregato un segnale stradale? Che domanda è? Sei seria? Ti piacciono i post-it? Sì, oddio. Cioè, non è che io mi comprerei 700.000 post-it. Cioè, se mi servono, se, cioè, frega niente dei post-it in realtà. Tagli i coupon e poi non li usi? Sì. Questo sì. Preferiresti essere attaccata ad uno sciame d'api o da un orso? Io direi da un orso. Perché secondo me l'orso è più diretto. Cioè, se ti deve uccidere, ti uccide. Lo sciame d'api è proprio una morte dolorosa, secondo me. Hai le lentiggini? Qualcuna, due o tre. Sorridi sempre nelle foto? Sì. Cioè, che spiterina ti fa una foto così? No, cioè, le foto serie? No. Qual è la cosa che ti irrita di più? Questa qua ha detto le persone che masticano con la bocca aperta, che è bellissima. E la risposta mi è piaciuta, sì, anche a me. Però... sì. Cioè, le solite cose, le persone false, le persone che ti parlano alle spalle, le persone che masticano con la bocca aperta. Conti mai i passi mentre cammini? Ma non ci penserei neanche. Mai fatto la pipì in un bosco? Sì, hai voglia. Mai fatto la cacca in un bosco? No, questo mi manca. Balli mai senza musica? Cosa vuol dire? Cioè, che io mi metto a ballare, cioè, se la sto cantando, no, senza musica, senza o che la canticchi o che la senta in lontananza o che la ascolti, no. Mastichi penne o matite? No. Con quante persone hai dormito questa settimana? In che senso? Con quante persone hai dormito? Una. Qual è la musica? No, qual è la misura del tuo letto? Una piazza. Canzone della settimana? Canzone della settimana, pensa. Canzone della settimana, vi dico subito. Dico subito in diretta tempo reale. Diretta tempo reale, non ce l'ho anche scritto. Non si sta. L'amore esiste di Francesca Michielin. L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, eccetera eccetera. È bella, molto bella. Secondo te i ragazzi stanno bene con il colore rosa? Dipende un attimo da che tipo di rosa. Se è rosa shocking ti dico di no. Però alcuni sì, per esempio la camicia rosa, ma non dispiace. Guardi ancora i cartoni animati? No. Film per peggiore che hai visto? Cioè, ce ne sono. Però di recente nessuno. Di recente nessuno. Se avessi un tesoro da nascondere, dove andresti a seppellirlo? Perché seppellirlo? Perché non sperperarlo? Cosa bevi quando sei fuori a cena? Oddio, può capitare magari la birra, può capitare la Coca-Cola, può capitare l'acqua, cioè dipende da cosa ne ho voglia. Con quale salsa mangi McNuggets? Nuggets, o no, come cavolo si dice, ovviamente sempre solo maionese. Qual è il tuo cibo preferito? La carbonara? La pizza?
McDonald's. Cibi, insomma, salutari, no? Quali sono i film che potresti guardare e riguardare senza mai annoiarti? Charlie's Angel tutta la vita, Tomb Raider tutta la vita, Shadows Hunter tutta la vita, Harry Potter tutta la vita e Signore degli Anelli tutta la vita. L'ultima persona che... no, sei mai, no, sei mai stata scout? Sì. Quando è stata l'ultima volta che hai scritto una lettera a mano su carta? Boh, forse 2 o 3 anni fa. Sai cambiare l'olio ad un'auto? Certo che no. Mai preso una multa per eccesso di velocità? Ho la patente da 2 mesi e 8 giorni. Non ancora. Aspetta. Oddio. Sei mai rimasta senza a corto di benzina? No. Il tuo panino preferito? Non ne ho uno preferito, dipende dalla voglia in realtà. Posso mangiarla col cotto, cotto mozzarella, cotto maionese, crudo, rucola, Philadelphia, cioè io mangio di tutto, non ho problemi per quello, anche con le verdure, cioè non mi dispiacerebbe per niente. Cosa più buona da mangiare a colazione? Ho le merendine, ho la brioche, cioè, boh. A che ora vai a letto? Di solito alla sera dipende. D'inverno crollo. D'estate alle 2, alle 3. Sei pigra? Sotto certi aspetti sì. Quando eri piccola, da cosa ti vestivi per carnevale? Ma io non è che sono mai amata il carnevale, in realtà. Penso dalle solite principesse, ostriche. No, ostriche no. Solite principesse, pirate capitato. Qual è il tuo segno zodiacale cinese? Topo. Quante lingue parli? Italiano? Qualcosa di inglese? Qualcosa di spagnolo? Hai l'abbonamento a qualche rivista? No. Cos'è? Lego o Playmobil? 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 Playmobil. Sei testarda? Abbastanza. Che show americani segui? Ho seguito... No, Jordi Shore non è americano, è inglese. Quello Battle Crew, no, me, che è quello sui ballerini. Seguivo quello Top Model, seguivo Catfish, quello 16 anni incinta. Mai seguito una soap opera? Sì. Soffri di vertigini? No, no, no. Canti in macchina? Sì. Canti nella doccia? Sì. Balli in macchina? Sì. Mai usato una pistola? No. Fotografia da un fotografo? Quando l'ultima volta? Fotografia. Ah, beh, quest'anno quando ci ho portato il calendario perché dovevo arrivare ai 18 per finire i calendari che dovevo fare, quindi quest'anno. Ti piacciono i musical? Sì. Non li detesto. Secondo te è stressante il Natale? Indifferente. Mai mangiato un... Mai mangiato un... Pierogi? Che cazzo? Piterina. Che torta alla frutta preferisci? Cheesecake. Con i frutti del bosco. Quando eri piccola cosa volevi diventare? Meglio non dirlo. Credi nei fantasmi abbastanza? Hai mai avuto un déjà vu? Hai voglia? Prendi vitamine? No. Indossi ciabatte? No. Cioè, oddio. Cioè, sì, però in questo momento no. Indossi nel accappatoio? È sempre lì presente con noi. Cosa indossi quando vai a dormire? Una maglia? Cioè, d'estate, d'inverno è pigiama. Qual è stato il tuo primo concerto? Boh, non mi ricordo. Adidas o Nike? Nike. Cereali Cheetos o Fritos? Che cacchio sono? Semi di girasole o noccioline? Noccioline. Mai sentito parlare del gruppo Tres Bien? No. Mai preso lezioni di danza? Hai voglia, 12 anni. Che professione immagini per il tuo futuro marito? Ma che domande sono? Riesci a arricciare la lingua?
due volte. Ma hai pianto della velocità? Sì. Possiedi dei vinili? No. Hai un giradischi? Ancora meno. Usi gli incensi profumati? Sì. Sei mai stata innamorata? No. Chi vorresti vedere in un concerto? Non è che io sia un amante, sinceramente. Se capita, guardo. È arrivata la mia mamma. Qual è stato l'ultimo concerto che hai visto? Ancora. Tè caldo, freddo, freddo. Caffè o tè? Differente. Zucchero o biscotti? Snickerdoodle. Non ho capito. Sai nuotare bene? No. Riesci a trattenere il respiro senza tapparti il naso con le mani? Sì. Sei una persona paziente, dipende da cosa devo aspettare. DJ o band ad un matrimonio? DJ? No, band. Mai vinto un concorso? Sì. Ti sei mai rifatta? Guarda, tutte le mattine. Preferisci le olive verdi o le olive nere? Verdi? Sai lavorare a maglia o uncinetto? No. La stanza migliore per mettere un caminetto nel salotto? Vuoi sposarti in futuro? Non lo so. Se sei sposata, ciao. Quando eri al liceo? Perché avevi una cotta? Per un ragazzo dell'istituto, ma ce l'ho ancora. Perché il liceo l'ho finito 2 giorni fa. Piangi per ottenere ciò che vuoi? No. Hai bambini? Guarda, ne ho 5-6. Vorresti bambini? Sì. Colore preferito? Rosa. A vita. E 98. Chi ti manca in questo momento? Nessuno. 98 domande. Niente, queste qua, il video delle 98 domande che nessuno osa fare è finito. Spero che vi sia piaciuto. Consigliatemi, ditemi cosa fate quest'estate, ditemi che ha finito la maturità, come l'è andata, come pensa di essere andata, ditemi quando avete la maturità, ditemi qualsiasi cosa che vi passa per la testa, anche sto pensando di mangiarmi un biscotto, mi interessa. E no, vai. Noi ci vediamo nei prossimi video. E vi mando un bacione. Ciao!